Abbiamo due buone notizie da darvi. Grazie ad ASSIF, l'Associazione Italiana Fundraiser, il non profit italiano ha un luogo che si chiama Fundraising to Say, dove i professionisti del dono trovano appunto un luogo dove confrontarsi e creare relazioni generative utili per il bene comune. Ma la seconda buona notizia è che in questo luogo sono accolti come protagonisti attivi anche coloro che non lavorano nel no profit ma che ne fanno parte a vario titolo, ma anche stakeholder come giornalisti, comunicatori e anche imprese, aziende sensibili. Dunque un luogo trasversale che si pone essere come un punto di riferimento per il terzo settore italiano, e noi a questo luogo, a cui abbiamo anche partecipato, vogliamo dare spazio e voce. Io sono Elena Inversetti e insieme a Giulia Barbieri di Non Profit Factory vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Milano Non Profit. Ed eccoci qui a un nuovo appuntamento di Milano Non Profit, sempre con Giulia Barbieri, oggi in collegamento, e in collegamento abbiamo anche l'ospite di questa puntata, Letizia Bucalovita, fundraiser, comunicatrice sociale, vicepresidente ASSIF, che ricordiamo essere l'Associazione Italiana Fundraiser, e ideatrice di Fundraising to Say. Insomma, Giulia, abbiamo un po' di cose da chiedere alla nostra collega e amica, lascio a te la parola. Grazie Elena, benvenuta Letizia. Buonasera a tutti. Sì, abbiamo molto da chiedere a Letizia su Fundraising to Say e non solo. Innanzitutto, Letizia, raccontaci che cos'è, com'è nato e cosa contraddistingue Fundraising to Say. Fundraising to Say è stato definito da qualcuno un luogo, da qualcuno una piazza, da qualcuno un agorà. Nasce dall'idea in realtà condivisa di tanti soci di ASSIF, di tanti colleghi fundraiser che qualche anno fa si sono riuniti in una delle tante occasioni residenziali, che sono degli incontri tra referenti dei gruppi territoriali. ASSIF, l'Associazione Italiana Fundraiser, è presente su quasi tutto il territorio nazionale e periodicamente i referenti di ogni regione si incontrano per confrontarsi anche su quelli che sono i programmi futuri. E in occasione di uno di questi incontri eravamo a Rocca di Papa ormai 5 anni fa, quindi pre-pandemia, in un mondo diverso da quello che ricordiamo oggi. Siamo stati davvero visionari, è così che amiamo chiamarci e definirci. Quella che indosso oggi è la t-shirt che aveva tutto lo staff nel corso dell'evento, e siamo stati visionari davvero, perché abbiamo sentito il bisogno quella sera, proprio confrontandoci, di uno spazio che non fosse unicamente tra fundraiser e vissuto tra fundraiser, quindi da professionisti del dono to cure, ma anche da tutte quelle professionalità, quelle esperienze anche provenienti dal mondo del volontariato, dalle piccole e dalle grandi organizzazioni, quindi un mondo assolutamente trasversale che poi è tutto il mondo del non profit. Sentivamo il desiderio di uno spazio che non fosse costruito da noi per noi, ma che fosse costruito da noi per tutti, per il non profit, e volevamo riacquisire un po' quello che è il ruolo del fundraiser, che anche all'interno delle organizzazioni o affiancando un'organizzazione è un po' il ruolo del facilitatore, quello che mette un po' insieme tutti i pezzi perché poi possano vedersi realizzati e sostenuti progetti ambiziosi. Fundraising to Say nasce quindi lo scorso anno, la prima edizione è stata in Sicilia, a casa mia, il mio accento tradisce le mie origini, a Giardini Naxos, quindi financo nella provincia da cui provengo, Messina, e abbiamo dato il via a questo evento, manifesto, pensiero itinerante in giro per l'Italia, che ha visto la sua seconda edizione a Roma, proprio il weekend scorso, alla città dell'altra economia. Quindi un territorio diverso, contaminazioni diverse,
È un evento che ha, diciamo, è articolato in modo molto molto trasversale, dove al suo interno si trovano contenuti interessanti davvero per tutti. Tra le varie, diciamo, tematiche che sono state affrontate, sono state anche tematiche veramente molto concrete e utili. Citane magari qualcuna, Letizia, a parte l'impatto sociale, insomma, la misurazione di quello che davvero si fa, e anche magari qualche nome per dare proprio l'idea della portata di questo evento. Ma il tema principale dell'evento, noi siamo partiti lo scorso anno con una riflessione a Naxos nella prima edizione che riguardava la comunicazione sociale, che comunque è legata a doppio filo al fundraising e a tutte le azioni che poi il fundraiser mette in campo, ma più in generale ha un ruolo fondamentale, quello di raccontare il cuore, la mission delle nostre organizzazioni. Siamo poi arrivati proprio raccontandoci cosa può essere la comunicazione sociale, ne è uscito un quadro, devo dire, prismatico, poliedrico, non trovo il termine più corretto. Siamo arrivati poi a chiederci perché, quali sono i perché della nostra professione, o meglio ancora, cosa ci muove all'interno del non profit, quali sono le nostre motivazioni. E questi perché abbiamo voluto declinarli, o meglio, approfondirli, attraverso 4 giornate in cui abbiamo toccato temi più disparati. Sicuramente impatto sociale e sostenibilità è stata la giornata del venerdì. Non voglio citare uno speaker più di un altro, ma davvero non perché non voglia prediligerne uno, ma perché Fundraising 6 è un equilibrio. Tutti gli speech sono fondamentali per generare quell'ispirazione che noi vogliamo dare alle sinapsi di ogni partecipante. Abbiamo avuto una giornata interamente dedicata al tema della comunità che abbiamo tirato fuori attraverso speech di scrittori, piuttosto che imprenditori o fumettisti, cioè si è parlato davvero, davvero con voci differenti. E ogni speech è diverso perché ci sono dentro case history o più semplicemente pensieri, esperienze, opinioni. C'è davvero, davvero di tutto sul palco di Fundraising 6. E poi abbiamo chiuso domenica invece con quella che è l'innovazione tecnologica, il grande tema del metaverso, ed è divertentissimo perché noi esseri umani troviamo sempre il modo di parlare di cose che ancora neanche ci sono e sono pratiche. Quindi la verità è che l'essere umano è pronto ad essere visionario. Quindi Fundraising 6 vuole essere tutto questo, ma non solo gli speech. Gli speech sono particolari più che altro perché non parlano di fundraising. Non è questo l'obiettivo. Ci chiamiamo Fundraising 6 perché siamo l'Associazione Italiana dei Fundraiser e se non è ASIF, se non è l'Associazione Italiana dei Fundraiser a parlare di fundraising, chi altro potrebbe farlo? È giusto che lo faccia anche ASIF e soprattutto ASIF, ma vogliamo creare quelle sinergie tra competenze diverse, vogliamo sempre più dare il messaggio che fare rete è importantissimo, vogliamo sviluppare nuove idee e tutto questo lo facciamo grazie ai professionisti che fanno mestieri diversi e che ci raccontano, o quantomeno ci raccontano punti di vista differenti. Al pomeriggio, anche quest'anno, abbiamo confermato dei workshop che per noi non sono lezioni frontali, perché anche questo non crediamo serva al pubblico che ha partecipato a Fundraising 6, ma sono anche questi momenti di contaminazione in cui noi chiediamo ai nostri partner di esserci e di costruire un momento che mette in relazione il partner con i partecipanti e i partecipanti tra loro. Per noi questo è fondamentale, altrimenti si fallirebbe. E quest'anno una grande novità sono stati gli spazi di contaminazione, che sono state delle aule, degli spazi che abbiamo interamente ceduto alla creatività totale e totalizzante dei partner che hanno messo in piedi questi spazi. E quindi abbiamo visto innovazione tecnologica legata alla creatività e abbiamo visto dei giochi e della voglia di fare squadra e team. So che sono concetti astratti per chi ci ascolta, ma vi assicuro che se Fundraising 6 rappresenta la gioia e la bellezza di un evento in presenza, comunque vi dico troppo poco rispetto a quelle che sono le sensazioni che si riescono
a generare. Poi abbiamo una direzione artistica che è di Alessandro Silvigni, che saluto, è il coordinamento dell'evento che in realtà non è solo mio, è al mio fianco, al fianco di tutto il team di FTS, ci sono più di 30 volontari che hanno dato ognuno un pezzetto, che hanno coinvolto speaker, che hanno costruito workshop, che hanno affiancato gli speaker, che hanno curato ogni minimo dettaglio insieme appunto al maestro Silvigni delle serate, dei mini eventi, anche questi in parte costruiti da partner che hanno donato se stessi in mezzo alla musica e alle bellezze. Come spesso ricorda qualche collega fundraiser un po' più adulto di me, è vero che il fundraising non si può improvvisare, giustissimo, ma imparato, ho fatto esperienza, ci vuole dialogo, ci vuole la capacità di rischiare e reinventarsi, e nel momento in cui si replica qualcosa è già un insuccesso. Ecco perché Fundraising Tuesday non sarà mai la stessa edizione, cioè solo il fatto di cambiare location anno dopo anno sicuramente è un segnale importante. E vi dicevo, i mini eventi sono bellezza, e così come il fundraising non si può improvvisare, vi assicuro, neanche l'arte, la musica e la bellezza. Queste sono cose che nascono da tempo, da attenzione, da ascolto, da cura, e sono anche questi strumenti di comunicazione sociale. Lo sono sempre di più, devono esserle sempre di più, perché dobbiamo sforzarci di trovare il modo, i comunicatori, i fundraiser, di arrivare al cuore delle persone, non per estorcere un dono, ma per fargli comprendere l'importanza di stare su una causa piuttosto che su un'altra. E noi confermiamo, perché come Milano News eravamo presenti, che davvero tutto quello che abbiamo appena ascoltato non ha nulla di astratto, ma è reale, concreto, una rigenerazione di sinapsi. Noi l'abbiamo sicuramente avuta, ma anche Giulia, perché eravamo insieme a Roma, e Giulia anche come partner, come non profit factory. Quindi Giulia, lascio a te brevemente la parola per dirci perché hai deciso di sostenere questo evento, perché mi sembra essere un punto di vista importante. Come non profit factory ci abbiamo sempre creduto fin dall'inizio a Fundraising Tuesday. Siamo un pin team, come sapete, ma siamo tutte anche socie di ASIF, l'Associazione Italiana Fundraiser. Quindi abbiamo vissuto in prima persona la nascita di Fundraising Tuesday, e ne abbiamo condiviso il percorso, la visione, e quindi non potevamo non esserci fin dall'inizio e confermare la nostra partnership, il nostro sostegno quest'anno dopo la splendida edizione dello scorso anno. Quest'anno abbiamo scelto di sostenere Fundraising Tuesday offrendo due borse di studio a due giovani professioniste del non profit, proprio perché poi è anche nella nostra mission l'empowerment femminile. Quindi siamo state molto, molto contente di incontrare, conoscere, offrire l'opportunità a queste colleghe di vivere queste giornate che io credo che siano uniche, sono state diverse rispetto all'anno scorso, ma proprio per questo intense, belle, arricchenti. C'è tutto, Letizia ha raccontato tutto, io posso proprio testimoniare come persona che ha partecipato, che è veramente un momento che rigenerante, che ti rigenera e fa bene proprio all'anima, alla mente, perché torni a casa arricchito di contenuti, di spunti, di relazioni, di emozioni anche, oserei dire, perché davvero così, e c'è dietro un lavoro straordinario, c'è dietro un lavoro straordinario da parte di Letizia e di tanti colleghi volontari che sono impegnati tutto l'anno nell'organizzazione di questo evento. Quindi questo, ci tengo molto a sottolinearlo, perché comprendo lo sforzo che c'è dietro, che ha portato
un risultato anche quest'anno straordinario e credo che Grazie. veramente dovremmo essere tutti molto, molto grati a Letizia e ad Assif di questo evento, che insomma, siamo solo in attesa di avere più dettagli per la prossima edizione. Pazienteremo un po', ma fateci sapere presto. Ci tengo a dire una cosa, che è un evento a cui suggerisco di partecipare per chi ha davvero voglia e desiderio di questo tipo di sensazioni, quelle che abbiamo descritto, e non è opportuno ricordarle anche per sollecitare la curiosità di chi vuole starci. Ma è un evento che è stato possibile grazie ai partner che non sono, che non abbiamo mai vissuto come partner aziendali o sponsorizzazioni. La verità è che li abbiamo sempre vissuti come amici, come pezzi dell'evento. I nostri partner sono parte integrante dell'evento, con i loro contenuti e le loro esperienze. E che tutto questo, oltre alla meravigliosa Rosalba Pastena, che si occupa come risorsa a tutto tondo di Assif, Rosalba è un riferimento per tutti noi, ma i 30 più volontari che sono stati incredibili, ognuno ha coperto un pezzo, e il consiglio direttivo, che è tutto unanime, ha voluto sostenere questo evento e vuole continuare a farlo per il futuro. Quindi ecco, io ringrazio sempre, l'ho fatto durante la serata, Assif Fundraising Prize, mi perdonerai Giulia, ma devo assolutamente dirlo, sei stata una tra le vincitrici e i vincitori degli Assif Fundraising Prize, che sono un riconoscimento che l'Associazione Italiana Fundraiser, per tramite dei suoi soci, che sono gli stessi a candidare, gli stessi a votare. Non esiste una giuria di qualità migliore se non i colleghi, secondo me, quindi è una bellissima soddisfazione, spero lo sia stata per te, Giulia. Però proprio durante la serata degli Assif Fundraising Prize si è vista un po' la bellezza, secondo me, anche della nostra professione attraverso queste skill. E nel corso di quella serata io ho ringraziato i miei due presidenti. Io faccio parte del direttivo uscente, che era presieduto da Assif, da Nicola Bedogni, che ho ringraziato per la fiducia, perché lui è stato il primo a scommettere su questo gruppo incredibile di pensiero più che di lavoro. Ecco, secondo me lo definirei più così. E ho ringraziato e ringrazio Andrea Romboli, che si è ritrovato a fare il presidente con questa seconda edizione, piena, 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 ancora più piena di contenuti e di bellezza. Ecco, quindi credo che l'unione faccia la forza sempre, e questo fundraising tu sei lo dimostri. Bravissima Letizia, che hai appunto ricordato il premio e anticipiamo che insomma ci sarà anche prossimamente, sempre su in questa trasmissione, una puntata dedicata a conoscere la nostra Giulia Barbieri e il suo modo di lavorare, perché poi è questo quello che ci interessa: come lavorate, qual è l'impatto che generate. Quindi Letizia, io vedo dietro di te dei quadri che so che hai realizzato tu, tra l'altro, insomma, sei stata anche riconosciuta quindi anche come pittrice. Perché questo? Perché tu prima hai parlato spesso di bellezza e di creatività e di arte. Tu porti, e questa diciamo, è una scelta originale, nel tuo lavoro proprio di fundraiser, sempre l'arte, no? Me l'hai spiegato più volte, l'ho visto in atto, ma vorrei che lo condividessi, raccontando magari proprio nella pratica quello che fai, quello che succede, soprattutto in una terra difficile come la Sicilia. Ma sai, è una terra difficile fino a un certo punto, nel senso che è una terra generosa, quindi per chi fa questo mestiere non è difficile. Quello che può essere difficile è trovare, ma questo vale per la Sicilia, come vale per il Piemonte, per l'Umbria, per qualunque regione d'Italia e parte del mondo, per chi faccia il nostro mestiere, e capire qual è il linguaggio da utilizzare perché ci sia l'ascolto e ci sia la comprensione. Quindi ecco, forse è proprio perché sono un ibrido, non mi sento totalmente fundraiser né totalmente una comunicatrice, ma sono entrambe le cose. Io sono una professionista che aiuta il no profit. Mi piace tantissimo quando vengo coinvolta in un'associazione che ha voglia di generare un cambiamento e che ha voglia di ascolto. Ecco, l'arte per me non è solo ovviamente la pittura, che poi ecco,
è un modo per raccontare delle storie, rafforzare delle storie, ecco, perché la pittura, dei sentimenti principalmente. Ma anche la musica è un altro degli strumenti che utilizzo, anche qui col maestro Silipigni, quindi lo strumento, ad esempio, dei video, dei video musicali, delle immagini, quindi musica e colore e parole a volte possono fare la differenza, quantomeno nella mia esperienza l'hanno sempre fatta. Ed è anche un modo per restituire a chi ci sta a fianco un po' di sana bellezza, di cui credo in questo momento ci sia ancora più bisogno, quantomeno io ne sento il bisogno, ecco. Quindi non mi definisco una pittrice, non mi definisco una musicista, né una cantante, né una scrittrice, ma tutto quello che metto in campo sono degli strumenti di racconto e per me di comunicazione sociale. Ci puoi fare qualche esempio proprio per far capire che lo possiamo fare, che lo può fare chiunque, che non ci sono alibi sul contesto in cui vivo, sul fatto che magari sono una ONP troppo piccola, perché sono fatiche, però non devono diventare alibi, appunto. No, ma anche banalmente nel coinvolgimento di artisti all'interno di un evento di raccolta fondi, dare la stessa attenzione che un fundraiser dà nella costruzione del budget per un evento, dare la stessa identica importanza, se non prevalente, ai contenuti dell'arte. Questo passa dal rispetto della professione degli artisti, della professionalità degli artisti, che non sono dei riempibuchi, ma che sono in realtà veicolo e strumento di racconto. Questo passa anche dalla capacità di fare squadra con chi sa parlare al cuore delle persone. Quindi in realtà credo che sia un linguaggio universale e tra l'altro nel farlo si promuove e si può anche promuovere cultura il più delle volte, e si restituisce al donatore bellezza, avrà sicuramente più voglia di tornarci all'evento che mettete in piedi. Probabilmente un suggerimento banale, un po' meno banale, è riuscire a fare le cose in modo tale che, come ho detto nello speech di apertura all'evento, le cose che poi fanno la quadra a tutto tondo. Ecco, questa è la difficoltà. Grazie Letizia. Io andrei verso la chiusura di questo appuntamento, lasciando un'ultima riflessione a Giulia e sperando, insomma, che questo incontro sia di motivazione ma anche di ispirazione per quelli che ci ascoltano e ci ascolteranno. Sì, Elena, credo che ascoltare Letizia è sempre di grande ispirazione. Guardare, ascoltare, insomma, io credo che Letizia sia una donna, una professionista dai tanti e dai grandi talenti, che riesce poi a coniugare con il lavoro di comunicatrice in maniera eccezionale. Quindi per questo io vi invito a seguirla, perché sarete ispirati dalle immagini, dalle parole che scrive, dalla musica, cioè, c'è veramente molto, molto da scoprire, tanti talenti di Letizia di cui veramente solo lasciarsi coinvolgere. Quindi la ringrazio per quello, perché anche questo è un dono per chi li è collega, per chi le è amico e amica. Quindi insomma, avvicinatevi a lei, perché vi farà bene. Grazie, grazie Giulia. Invece io invito tutti coloro che sono incuriositi dalla nostra professione, Giulia, dalla professione del fundraiser, anche solo incuriositi, di andare online a cercare ASSIF, perché per me è stato importantissimo. In realtà ho iniziato quasi 15 anni fa questo mestiere proprio cominciando a guardare ASSIF, che mi è stata di grande ispirazione. Io ti ringrazio per i tanti complimenti, e posso dirti che io ho ritrovato questi e tanti altri talenti in tutti i soci di ASSIF,
Poi nei visionari che mettono in piedi Fundraising 2.0 non ne parliamo proprio, poi talenti sono proprio tanti tanti. E quindi è un ambiente bello, è un ambiente sano ed è fatto di persone che hanno voglia di cambiare il mondo un pezzetto alla volta. Quindi vi ringrazio per questa occasione di racconto, sono tutte preziosissime. Grazie a te. Grazie Letizia, grazie Giulia. Milano Non Profit è nata proprio per questo, per seguirvi e condividere il cambiamento. Grazie a tutti voi.